tardi, alzati. Buongiorno. Quarto giorno. Ed ultimo giorno in Giordania. Perché domani abbiamo il volo alle 11, quindi di mattina credo che non arriveremo a fare nulla se non spostarci direttamente in aeroporto. Speriamo che il Sì. tempo oggi ci accompagni, almeno che non piova, giusto? Mi sa di no, ho visto un po' fuori dalla finestra ed è grigio anche oggi. Vediamo. Non piove mai in Giordania, vi ricordo, in questi mesi. Non piove mai in Giordania. La sfiga. Siamo arrivati noi e E piove. c'è persino la nebbia. Vabbè, Noi comunque. vediamo le cose particolari. Quindi oggi destinazione Gerasa, antica città di Gerasa, Ierasa, e poi Amman. Che il tempo ci accompagni, perché eravamo Esatto, tutt'altro ormai. programma, non abbiamo visto nulla. Quindi Esatto. andiamo al momento, viviamo la giornata al momento. Mi andiamo dicendo cosa stiamo per andare a vedere in modo da organizzarci. Adesso andiamo a fare colazione e ci vediamo È dopo. sempre la stessa colazione. Sì, sempre Cioè, la il colazione è quello che è rimasto della cena: il riso, lo yogurt. Va bene, dai, a fra poco. Ciao! Prima tappa di oggi, iniziamo dalla cittadella di Amman, l'antica città dove vediamo appunto i resti del primo insediamento in uno dei sette colli di Amman, perché Amman, come Roma, sorge sui sette colli. Andiamo a vedere. Stiamo visitando la cittadella, come dicevamo prima, Amman sorge su sette colli che circondano la cittadella, che questo è il primo insediamento storico appunto di Amman, che ha subito varie influenze romane, greche, persiane, assiri, babilonesi, musulmani. Tuttora conserva il suo fascino perché appunto sono tutti i ritrovamenti antichi di Amman. Oggi Amman invece si sviluppa in 21 quartieri, tutti attorno alla cittadella, ha 5 milioni di abitanti, più altri 2 milioni di abitanti sotto forma di profughi, quindi era la città abbastanza popolata, più del 50% della popolazione della Giordania risiede a Amman. Dai, vieni. Cosa fai? Scendi, andiamo. Tipo le comiche. E io vi ho pure ripreso. Vai. Le comiche. Thank you.
siamo a Gerasa o Gerash, la Pompei della Giordania. Bella come Pompei perché ha tutto un sito di origine romana che parte dall'arco di Adriano e si diffonde per tutto il sito archeologico che adesso andiamo a vedere. Gerash, nonostante abbia per ben 3 volte tentato di entrare a far parte del tesori del patrimonio, patrimonio dell'UNESCO, tuttora non sono ancora riusciti per il cattivo restauro fatto di molti dei suoi monumenti, quindi ancora non è stato dichiarato patrimonio dell'umanità, però poco importa perché la bellezza è davvero disarmante. Andiamo a vedere la Pompei dell'Oriente. Andiamo, dai, andiamo! Galla galla. Di qua. Prova. Quella che sentite in sottofondo è il richiamo alla preghiera dei muazzin, da tutti i minareti, delle varie moschee di Gerash. Gerasa, abbiamo appena visto le rovine greco-romane beduine e adesso si va a mangiare perché è rognone, perché cioè abbiamo la fame e si muore. A Gerasa ci siamo spostati al castello di Hajlun, che è un'antica fortezza costruita dal feroce Saladino contro l'attacco dei crociati, anche perché presidiava che qui le vie del commercio del mondo arabo. Costruita intorno al 1200, 1180 e qualcosa. Andiamo a vedere i resti delle rovine del castello del Saladino. I resti del castello. I resti della...
Com'è questo dolce? No, no, no. Mondiale. Very good. Mondiale. Baklava. Come? Buongiorno amici. Buongiorno. Si parte, scusate l'entusiasmo di questo video, non sarà tantissimo perché siamo in aeroporto, siamo in partenza. Ieri siamo sera... all'aeroporto di Amman. Amman, esatto. Ieri sera siamo usciti un po' con i ragazzi, andati a bere qualcosa e quindi non vi abbiamo dato la buonanotte. Vi diamo il buongiorno qui dall'aeroporto. Aspettiamo l'aereo che sarà intorno alle 11.30, adesso sono le 10.30, quindi stanno detta si parte. Lasciamo un pezzettino di cuore anche qui, soprattutto per quanto mi riguarda nel deserto e a Petra, anche se a Petra mi sono distrutto il ginocchio perché abbiamo camminato, quanto abbiamo fatto? 20 km. 20 km a piedi, quindi così. La Giordania è un paese davvero fantastico, diverso, perché siamo partiti dal deserto che c'erano 30 gradi, siamo arrivati ad Amman che pioveva, siamo passati alla pioggia di Petra, c'è la tipa che sta parlando. Abbiamo attraversato Amman, Madiba con la nebbia, è spuntato di nuovo il sole, ieri ci siamo un po' bruciati, però è un paese completo sotto tutti i punti di vista. Bellissima l'esperienza anche grazie a Fuad, che è stato il nostro cicerone per questi 4 giorni in Giordania, ci ha fatto scoprire non solo la sua Giordania ma quella che è diventata la nostra Giordania, perché dà proprio la possibilità di assaporare il paese spiegandoti la cultura, la storia. La cosa che mi ha colpito invece a me particolarmente è l'integrazione tra musulmani e cristiani. Tutti abbiamo la visione, noi cristiani abbiamo la visione dell'Islam come quella degli integralisti. Vabbè, come negli altri paesi, a Budapest, sì, sì, abbiamo riscontrato la stessa cosa, quindi solo in Italia non può succedere perché... Fuad ci ha fatto apprezzare cos'è veramente l'Islam e come si integra perfettamente con i cristiani, che rappresentano il 5% della popolazione della Giordania, ma che vivono in maniera tranquilla insieme ai musulmani. Va quindi, bene fanciulli, noi ci amiamo, vi salutiamo, vi diamo appuntamento al nostro prossimo video e viaggio. La nostra prossima avventura che sarà in Italia, esattamente a maggio andiamo a visitare la nostra Serenissima, quindi Venezia, e poi facciamo un giorno a Verona. Allora ci vediamo con il prossimo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like, commentate, altrimenti noi vi vogliamo bene lo stesso. Ciao. Palermi Travel. Ciao. Palermi Travel. Palermi Travel. Palermi Travel. Palermi Travel. Palermi Travel. Travel Palermi.